Argenton, prima nella gara più alta della giornata di oggi, un percorso netto, una gara perfetta. Sì, il cavallo è molto in forma e sono molto contenta, è migliorato nei giorni, durante le varie giornate, adesso domani riposa e domenica faccio il derby, che ho già fatto altre volte, l'anno scorso l'ho fatto terza, sempre con questo cavallo e speriamo, insomma, sono contenta. Derby che è una gara particolare, cosa ti piace soprattutto del derby? Del derby mi piace che ci sono i salti di campagna, perché io vengo dal completo, e poi che è una gara dove puoi comunque lasciare andare il cavallo senza preoccuparti troppo delle barriere, perché tanto è una tabella C, quindi si trasformano in secondi, quindi basta galoppare. Farei con il cavallo con cui hai vinto oggi? Sì. È in forma? È in forma, sì, l'ho sentito proprio bene oggi, sono contenta. Chi pensi che saranno i tuoi rivali principali nel derby? Sicuramente Rico Maria Frana e Cristian Pizzianti, e poi non so, perché non so chi altro si iscriverà, però loro due sicuramente sono molto forti. Ah, poi c'è anche Vincenzo Chimirri, ovviamente. Campo gara come l'hai trovato? Nonostante la pioggia di questa mattina e di questa notte, sembra che abbia tenuto molto bene. Sì, trovo che il cavallo mio per fortuna ha reagito molto bene, non si è trovato troppo incollato al terreno. No, bene, secondo me, con tutta l'acqua che è venuta giù, sono contenta, lo trovo molto bene. Maria Frana, un terzo posto oggi nella gara più alta, diciamo un buon risultato in vista del Gran Premio di domani e poi del derby di Predazzo. Sì, speriamo. Oggi il mio cavallo è saltato molto bene, sono contento. Oggi era una gara non troppo veloce, abbiamo guardato più che altro la precisione. Domani questo cavallo salterà il Gran Premio, ma non il derby, che però farò con un'altra cavalla, si chiama Paquitas, che è quella che già l'anno scorso l'ha fatto e sono arrivato secondo. Sei un affezionato di questa manifestazione di Predazzo, cos'è che ti piace soprattutto? Sì, sono già 3 anni consecutivi che vengo, mi trovo molto bene, mi piace molto il clima, comunque anche il campo, questa possibilità di fare il derby, fare gare che non troviamo in tutti i posti, insomma, non tutte le settimane. In vista del derby, chi pensi che siano i favoriti e quali sono le tue aspettative? Ma sicuramente Virginia Argenton, che è la ragazza che ha vinto già oggi, è una delle favorite, poi mi ha proprio confidato che si è preparata specificatamente per il derby, quindi lei sicuramente sarà le probabili vincitrici. E poi altri, francamente, non ho visto ancora l'ordine dei partenti, non so, però c'è il livello anche quest'anno, mi sembra buono. Derby è una gara particolare, c'è qualcosa che ti spaventa? No, spaventarmi no, è importante avere i cavalli in condizione. Io l'anno scorso, nonostante un buon risultato, mi sono trovato in difficoltà alla fine, sia io fisicamente che il mio cavallo, perché sono gare proprio molto molto diverse da quelle che siamo abituati a fare, insomma.